Qual è la vera natura del rapporto tra Albano e Loredana Lecciso? La confessione di uno dei due non lascia dubbi. Ecco come stanno le cose. Quella tra il cantante e la showgirl pugliese è una delle relazioni più discusse e criticate del mondo dello spettacolo. Il loro amore è sempre stato vissuto sotto la luce dei riflettori. Anche in questo periodo si continua a parlare del loro rapporto. Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono una delle coppie che hanno occupato pagine e pagine dei magazine che trattano di gossip e cronaca rosa. La loro relazione è spesso stata oggetto di critiche, in particolare per i vari comportamenti che non sono stati condivisi dall'opinione pubblica. Lui era criticato perché il pubblico non era ancora pronto a vederlo con una donna che non fosse Romina Power, e forse ancora oggi continua a non esserlo. Lei invece è stata accusata più di una volta di pensare solo alla sua carriera televisiva e cercare di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Oggi gli animi tra Albano e Loredana si sono placati e sembrano felici a Cellino San Marco, ma in molti ricorderanno che tra di loro ci sono state parole al veleno. Dei momenti di tensione che hanno portato alle accuse reciproche. Albano. Aveva affermato che Loredana Lecciso si era avvicinata a lui solo per i soldi e per la fama. Carrisi infatti era certo che se lui non fosse stato ricco e famoso la showgirl non l'avrebbe nemmeno guadato. A prova di queste convinzioni sono i comportamenti che sono arrivati poco dopo. Loredana infatti era interessata alla popolarità e al mondo dello showbiz. Tantissime sono state le sue esperienze televisive, anche se poi terminate poco dopo, finendo nel dimenticatoio. Oltre a questo Carrisi pare che rivelò che a volere dei figli fu la stessa Lecciso. Pare che Loredana insistette per diventare madre una seconda e terza volta. Da qui la supposizione che la showgirl voleva incastrare Albano e che il cantante non è realmente innamorato della compagna, tanto da non volerla sposare. L'ultimo segno del fatto che il cantante non abbia mai amato Loredana è il fatto che lui ha sempre avuto parole dolci nei confronti di Romina. Tanto che fu proprio lui a volerla far chiamare per la storica reunion, poi accettata dalla Power. La cosa certa però è che, nonostante gli alti e bassi della coppia ed il ritorno dell'ex moglie nella sua vita privata e professionale, Albano si è sempre detto innamorato di Loredana. Oggi infatti vivono felici nella casa di Cellino San Marco.